Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti, dalla 73esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono con i protagonisti Claudia Potenza e Andrea Sartoretti del nuovo film di Amir Naderi, Monte. Benvenuti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, innanzitutto chiacchieravo con Amir, che mi ha detto la location mi ha trovato e ha parlato molto bene ovviamente di voi, e quindi immagino che vi siate trovati. Com'è stato questo incontro, questo viaggio in questo percorso? E vabbè, lui dice che tutti l'hanno trovato, in realtà a me mi ha proprio cercato. No, non è vero, no, invece io desideravo fortemente un incontro, era proprio un momento particolare in cui desideravo un incontro così, ed è proprio arrivato nel momento giusto. Quando l'ho incontrato io mi è proprio folgorata e volevo tanto, non l'ho saputo subito di fare il suo film, però quando sono andata via da quell'incontro sono andata via con il cuore pieno e speravo tanto che da lì a poco succedesse qualcosa, diciamo, in positivo, ed è successo, quindi insomma è stato proprio suggestivo, come dire, come l'incontro con la montagna, uguale. Andrea? Guarda, io ho incontrato la produzione, ovviamente all'inizio ho organizzato degli incontri con degli attori, Amir, quando ho incontrato Amir mi avevano dato la sceneggiatura prima da leggere, in realtà mi sono arrivate queste 40-50 pagine scritte in prosa, poi ho incontrato Amir e la sceneggiatura è lui, perché la sceneggiatura è la sua vita, è la vita che mette in tutti i film che fa. E chi conosce la filmografia di Naderi ritroverà assolutamente un film di Naderi in Monte, assolutamente, se si può coniare una nuova parola, naderiano, perché è un film su una sfida. La vita di Amir Naderi è stata una sfida e la sua vera forza è riuscire a trasmettertelo. Lui ha avuto una vita molto intensa ed è stato molto, molto bravo, molto, molto forte a sommergerci con la sua vita. Siccome il film, più che vederlo, è un'esperienza, com'è stata, che sfida è stata per voi, se lo è stato? So che anche avete girato a non so quanti metri di altezza, ma è stato anche difficile fisicamente. Sì. Guarda, basta per raccontare un po', noi abbiamo girato, lui voleva che Claudia ed io fossimo veramente immersi nelle montagne, e per cui noi con le macchine di produzione potevamo arrivare a 1200-1300 metri, ma lui voleva andare sempre più su, voleva essere sempre più nelle parti più incontaminate, dove voleva girare veramente in mezzo alle montagne, in mezzo alle rocce, per cui ogni giorno noi comunque dovevamo fare altri 1000 metri a piedi. Noi, come gli operatori, con le macchine a spalla, abbiamo girato con tre macchine. È stata veramente una sfida fare un film, ed è bello, ed è stimolante. Forse è per quello che poi in alcuni intenti lui è riuscito ad avere quello che voleva. Fare un film, e mentre lo fai, mentre sei sul set, è già una sfida, perché, e lo dico, non lo dico per esagerare, ma lo dico perché è successo realmente, noi non abbiamo mai saputo se il giorno dopo saremmo stati nuovamente sul set o no, perché il film ha avuto tantissimi problemi, perché girare a 2400 metri crea problemi, e per cui fare il film è stata una sfida, ma noi stavamo raccontando un film che parlava di una sfida, e questo sicuramente ci ha fatto entrare in una bolla, era il leitmotiv sia del film sia fuori dal film. È stato tutto una sfida. Ed è quello che si respira. Spero di sì. Verso il pubblico, per il pubblico spero di sì. Radio Potenza, Andrea Sartoretti, in bocca al lupo. Grazie mille per essere stati qui con noi su Fred. Io salvo il lupo. Ma che crepi sempre, ciao. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider.